Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è una giornata un pochino dubbia, non si capisce se è bello o brutto, se pioverà, se non pioverà. Oggi facciamo un'escursione molto easy, andiamo in Val Fiscalina, ci andiamo a fare un trekking molto breve, soprattutto per legato al fatto che Whisky, poverino, non si regge più in piedi, è un pochino stanco, quindi oggi partiamo con una cosa molto easy. Siamo arrivati in Val Fiscalina e ora quello che andremo a fare sarà raggiungere il rifugio Fondovalle, che sta più o meno a una mezz'oretta, 40 minuti da qui, quindi andiamo. Dopo aver raggiunto il rifugio e dopo aver mangiato, decidiamo di andare al rinomato Lago di Bryce. Siamo appena arrivati al Lago di Bryce e meno male che Google mi diceva che era poco affollato. A ci picchia. Sì, che sta pensando se saltare per raggiungere la roccia al fine di fare un video, il che per una persona normale significa, guardate come insulta. Non ce la faccio. Meno male che l'ha capito. Ragazzi, ma che spettacolo! Tutti quelli che vengono qui al Lago di Bryce, consiglio di non fermarvi soltanto, diciamo, lì all'inizio del percorso, ma di arrivare fino a quella dall'altra sponda del lago, dall'altra parte, che è qualcosa di meraviglioso. Poi abbiamo deciso di venirci anche al tramonto e quindi, insomma, direi che abbiamo fatto la scelta giusta. Forse l'altra sarebbe venire all'alba, però quello forse ci pesa un pochino troppo il sedere. Detto questo, ora cominciamo a tornare indietro e sono senza parole. Thank you.
Ragazzi, io sono veramente senza parole. Una gioia per gli occhi incommensurabile, veramente. Un lago meraviglioso, che sì, c'è tantissima gente, però effettivamente c'è un perché. C'è un perché, perché è meraviglioso. Lo ridico, straconsiglio il giro del lago perché ne vale davvero la pena, soprattutto quando vai dalla sponda opposta. E in più le sue acque di quel color blu smeraldo sono spettacolari, mi hanno ricordato tantissimo Plitvice, i laghi di Plitvice, veramente molto simili. In più alla fine anche vedere il tramonto ha stremeritato, quindi se volete veniteci al tramonto, altrimenti all'alba pure, fate come volete, però lago di Bryce consigliatissimo. Detto questo ragazzi, noi torniamo a casa e quindi noi ci vediamo domattina. Buongiorno a tutti ragazzi. Devo dire che oggi doveva piovere, invece anche oggi è una bellissima giornata, ci è andato veramente di culo per questa settimana o giù di lì, insomma. Comunque, oggi andiamo nella valle dell'Anteselva, ma prima passiamo in un negozio barra maso che mi è stato consigliato, ovvero quello delle erbe. Il mese delle erbe è davvero molto carino, in più c'è anche tutto l'orto botanico fuori che si può visitare. Comunque noi ci siamo presi un liquorino al miele che è favoloso, quindi insomma dovevamo assolutamente prenderlo, quindi consigliato. Prossima tappa, Anteselva. Purtroppo a causa della stanchezza di whisky abbiamo dovuto rinunciare al giro nella valle dell'Anteselva. Ma ci siamo consolati andando a mangiare al ristorante più buono della vacanza, il Kugler Specktube. Il loro speck è davvero divino e l'accoppiata vincente di maialino arrosto con cotenna croccante e stufato di vitello è stata davvero meravigliosa. E dopo questa cena sublime, dopo il tramonto sul Baranci, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo vlog. Ciao a tutti!